Buongiorno a tutti, spunti operativi su tutti gli strumenti finanziari che la piattaforma ci permette di tradare. Ricordo che Swissquote offre l'intermediazione su valute, quindi sul mercato Forex, su materie prime, metalli inclusi come il gold e il silver, quotati tra l'altro in 7 valute diverse con lo spot, poi invece su CFD, su indici azionari e altre materie prime come il Brent, il WTI, il Dating Oil, il Natural Gas, quotiamo i CFD che replicano esattamente il prezzo del future, quindi hanno le scadenze. Non ci sono commissioni, tutte le condizioni le trovate su Swissquote.it sotto la voce prodotti, ci sono i nostri spread medi, ricordo che l'esecuzione viene sul mercato interbancario, la tecnologia, il modello di esecuzione è il modello STP, non siamo market maker. E poi trovate numerose informazioni, in particolare vi consiglio di visitare sul nostro sito la sezione aggiornamenti e analisi in alto a destra, tra l'altro c'è il nuovo software di analisi quantitativa che si chiama Score, accessibile a tutti, basta andare a iscriversi, vedete Score, e poi andate a mettere il vostro nome, cognome, la mail, il cellulare, e cliccate su inviare. Appena cliccate, vi arriva una mail di conferma, dovete solo confermare il link. È un software gratuito, accessibile a tutti e fornisce diverse idee di trading durante l'arco della giornata, c'è anche la spiegazione. E poi sul nostro canale YouTube, che trovate in basso a sinistra, in basso a destra su ogni pagina del nostro sito, c'è proprio un seminario che spiega il funzionamento del software Score. Quindi mi raccomando, consultatelo tranquillamente. Aggiornamenti e analisi, qua iscrivendovi alla newsletter ricevete il Daily Forex Snapshot e il Daily Market Brief alle 9:30, alle 12 ogni giorno nella vostra casella di posta elettronica. Davvero molto 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 interessante. Giuseppe, vedo tra l'altro che il dollaro oggi pare essere forte perché vedo tutte le valute che sono molto deboli contro dollaro. Cosa sta succedendo sui mercati finanziari? Esatto, buongiorno a tutti, buongiorno Stefano, buongiorno a tutti gli utenti collegati e grazie a Swissquote per la sua odierna ospitalità. Sì, senz'altro stiamo assistendo sostanzialmente praticamente a una pressione nei confronti appunto dell'euro ed infatti è una delle posizioni che stiamo appunto seguendo. Proprio ieri abbiamo notato sostanzialmente la formazione di una compressione sul grafico orario sullo strumento ed è stata una praticamente delle motivazioni per cui abbiamo inserito appunto sostanzialmente un canale, sostanzialmente un triangolo discendente, avevamo notato appunto che ripostava tra le altre cose sulla media mobile a 20 periodi e di qui a poco, Stefano, dopo il disclaimer, spiegheremo per l'appunto i motivi di questo tipo di operatività ribassista in questo momento sull'euro-dollaro. Sì, esatto, ricordiamo che tutte le informazioni fornite in tutti i nostri seminari hanno sempre lo scopo non di dare raccomandazioni, ma di dare informazioni di carattere generale. Questo ovviamente è sempre utile da ribadire, assolutamente sempre davvero molto molto importante. Quindi euro-dollaro addirittura sotto 1,09 da 2 giorni, nonostante ieri molti mercati erano chiusi, anche ieri c'è stato un movimento ribassista. Quindi sul grafico orario hai visto qualche livello chiave? Esatto, Stefano, allora rispetto, se riesci a mettere l'indicazione in piattaforma da tasto destro, Stefano, proprietà, appunto l'indicazione dei periodi, facciamo vedere appunto la sessione di ieri, sostanzialmente perché rispetto a questa che sono stati segnati appunto i livelli, mostra separatore periodo, Sì, ok, l'ho perfetto, come messo. tu puoi ben verificare, Stefano, sulla sessione di ieri sostanzialmente abbiamo assistito ad una formazione di un triangolo discendente, praticamente che poi è stato rotto sul livello di prezzo che ti indico con la precisione appunto degli 1,09 e 66. E di lì in poi sostanzialmente è scattato il nostro allarme, la posizione però è stata presa un po' più in basso, praticamente non eravamo disponibili appunto ad operare praticamente in fase notturna. La posizione è stata assunta praticamente nelle prime ore di questa mattina sugli 1,09 e 34. Quindi stiamo seguendo in questo momento la posizione short, quindi l'input dal grafico ad un'ora, la posizione viene eseguita con un trailing stop applicato sul grafico a 5 minuti. Tra altre cose, l'ultimo livello di trailing, Stefano, me lo trovo abbastanza vicino, praticamente perché ce l'ho collocato su 1,09 e 15. 1,0915, perfetto, quindi diciamo che. Ah, vicinissimo proprio. Come mai 1,0915? Hai scalato il grafico, hai scalato il time frame? Sì, perché il trailing stop, Stefano, è su un grafico a 5 minuti, praticamente l'input, appunto, il segnale è stato sul grafico orario, ma io solitamente i trailing stop li vado a monitorare praticamente su scale temporali inferiori.
che in questo caso, lavorando in approccio multi-time frame con il grafico orario, solitamente i training stop sono sul 5 minuti o sul 15 minuti. Quali possono essere i prossimi obiettivi per l'euro-dollaro? Chiede Walter. Io spero in 1,0750, dice. Stefano, sicuramente un obiettivo alla portata, praticamente, quindi giusto questo tipo di considerazione da parte del nostro utente, perché è assolutamente un obiettivo alla portata, può essere insomma raggiunto, e ad ogni modo praticamente si assiste sicuramente ad una pressione nuovamente di carattere ribassista appunto sullo strumento, quindi assolutamente sì, da un punto di vista probabilistico sembrerebbe essere assolutamente raggiungibile come tipo di target. Vediamo cosa dice il nostro autochartist, abbiamo già fatto dei seminari su questo, continueremo a farli. Comunque è un nuovo software che Swissquote propone e lancia, cioè cerca direttamente sui grafici i pattern. Questo tra l'altro lo stavamo commentando a Rimini la settimana scorsa, Giuseppe, giovedì, venerdì l'avevamo commentato. La rottura a ribasso di questo livello 1.1279, quando c'è la rottura di un pattern, AutoChartis poi, quindi finché il prezzo oscilla all'interno del pattern non c'è nulla ovviamente, poi quando c'è un segnale operativo, ovvero la rottura del livello, a ribasso in questo caso, viene evidenziata l'area di obiettivo, quindi questo è il primo obiettivo, questo è l'ultimo obiettivo, 1.0749, che tra l'altro coincide praticamente esattamente con quello che ci diceva Walter in chat. Comunque il primo obiettivo direi essere 1.1068, cioè ampiamente raggiunto, questo almeno sul time frame giornaliero, quindi più impegnativo. Vediamo su 15 minuti se ha qualche spunto interessante, ci mette sempre un po' per la ricerca. Ah sì, c'è stata questa rottura di questo triangolo, ma ora non evidenzia più pattern su 15 minuti, poi sì, c'è l'interessante ricerca. È lo stesso triangolo che avevamo registrato noi sostanzialmente, perché comunque quella conformazione la si vedeva sostanzialmente su diversi time frame, 15 minuti, orario, anche sul 4 ore praticamente, quindi insomma in approccio multi time frame sicuramente vi erano molte probabilità a favore di un ribasso momentaneo appunto dell'euro-dollaro. Perfetto, tra l'altro chi è che ci chiede, Andrea, cosa è capitato a questo simpatico dollaro yen che ha provocato uno sterminio di grid? Allora, guarda, dollaro si sta apprezzando notevolmente, lo yen un po' strano, nel senso che il governatore della Bank of Japan giovedì notte ha dichiarato che non ci sarà un aumento di quantitative easing in Giappone, quindi questo dovrebbe in teoria far apprezzare la valuta, però la valuta, lo yen, continua a deprezzarsi direi senza ritegno. Qua tra l'altro l'autochartist ha evidenziato una rottura di questo livello, 121.85, quindi anche in questo caso una rottura a rialzo di un canale, di un cuneo, di un wedge ascendente. Questo anche è un ottimo pattern. Vediamo magari con qualche impostazione anche delle tue medie mobili, Giuseppe, qualche commento sul dollaro yen, quali possano essere a tuo avviso i prossimi livelli, anche se comunque qua sta disegnando un nuovo massimo, quindi di livelli verso l'alto non ce ne sono più. Eh sì, esatto Stefano, sul dollaro yen è davvero difficile riuscire praticamente a tracciare dei livelli, perché comunque insomma siamo sempre a recitare nuovi massimi, è francamente piuttosto complicato in questi casi. Sicuramente, come tu stai ben notando appunto, sia sul grafico giornaliero che sul grafico settimanale abbiamo un grossissimo trend di carattere rialzista, quindi non mi sognerei assolutamente l'assunzione di posizioni di tipo short sullo strumento, più che altro cercherei sempre dei ritracciamenti appunto del trend per potermi nuovamente ricollocare al rialzo a buon prezzo. Non comprando però appunto degli eccessi. È chiaro che in questo momento, ad esempio, dopo questo breakout praticamente dovrei cercare in qualche modo, pur di per riuscire ad entrare, dovrei cercare quantomeno appunto che il prezzo ritracciasse per qualche seduta in modo tale da poterlo ricogliere nuovamente ad un buon prezzo. Comprare su questo, soprattutto su questa wide range bar, Stefano, l'analisi quantitativa solitamente ci dimostra appunto che a seguito praticamente di wide range bars solitamente avviene con una buona probabilità nell'ordine del 66% praticamente una presa di profitto, quindi attenzione, mai entrare praticamente, malgrado il trend sia spiccatamente rialzista, sulle wide range bars, aspettare prima praticamente uno storno per presa di profitto, presa di beneficio, dopodiché praticamente si può pensare nuovamente di riposizionarsi al rialzo. Ma già la metà della barra potrebbe essere un obiettivo di prezzo, 122.15 circa?
Assolutamente sì, Stefano. Per chi volesse, in questo caso, consentimi il termine, azzardare praticamente un impulso di carattere ribassista, un'operatività di carattere ribassista, chiaramente di brevissimo respiro, quella, la metà della barra, è sicuramente appunto un target che ci si può porre in questi casi. Come ci aiuta un oscillatore? Adesso ho messo, vabbè, il CCI, che è un indicatore di momentum in questi casi. Cioè, un errore comune che noto parlando con molte persone che fanno trading con noi, per carità, da anni che sono un po' nel settore, quindi parlando con molte persone, mi accorgo che appunto l'errore comune è vendere sui mass, cioè vendere solo perché è salito troppo il prezzo. Come si può utilizzare un oscillatore come CCI o qualsiasi altro oscillatore che magari tu utilizzi per effettivamente cercare di entrare quando effettivamente il mercato inizia a muoversi verso il basso, quindi non entrare allora, solo perché siamo sui massimi, un prezzo troppo alto? Sì, ti ringrazio per la domanda, perché è l'occasione per chiarire alcuni concetti che abbiamo anche praticamente spiegato a Rimini, soprattutto nelle mie sessioni dedicate allo swing trading che ho fatto appunto presso lo stand della SwissQuot. Ho cercato di spiegare praticamente la differenza tra due tipi di approcci sui grafici. Un approccio cosiddetto di stock picking, di analisi grafica. Solitamente il termine stock picking, come tu ben sai, ne abbiamo parlato in passato, è stato ideato inizialmente appunto con riferimento ad un'analisi di tipo economica. Oggi il termine è invalso anche con riferimento appunto anche all'analisi tecnica, all'analisi grafica in particolar modo. E un approccio di stock picking differente dal repositioning. Lo stock picking è aspettare sempre il medesimo pattern e non entrare sul mercato se non vediamo un pattern. E solitamente lo si lavora praticamente in trend. Invece il repositioning non è altro che riposizionarsi continuamente, disegnare sui grafici livelli di massimo, di minimo, in modo tale da avere un continuo praticamente ping pong, rimbalzo sul grafico, in modo tale da cercare di cogliere tutte quelle che sono praticamente le situazioni sia di carattere rialzista ma anche di totalmente opposte ribassiste. In questo caso diventa importante riuscire ad individuare che cosa sui grafici, delle divergenze di massimi e delle divergenze di minimi. Io non sono un grande cultore praticamente dell'utilizzo degli oscillatori, perché secondo me hanno comunque sempre una certa soglia, sono delle derivate dal prezzo, dalla serie storica, quindi praticamente hanno sempre una certa soglia di ritardo, di delay rispetto al grafico, però ti dico che è un utilizzo interessante, lo dimostrano anche diversi trading system testati praticamente negli ultimi anni, un utilizzo interessante è sempre quello comunque del cercare di cogliere delle divergenze sostanzialmente sugli oscillatori, quindi laddove io colgo delle divergenze posso cercare di attivare un'operatività di riposizionamento, quindi praticamente di individuazione di livelli di per comprato, di per venduto, per cercare praticamente di cogliere appunto delle situazioni di eccesso appunto nel mercato e cavalcarle da un punto di vista operativo. Però, Stefano, in tutta sincerità, non è l'operatività che prediligo, io prediligo sostanzialmente la ricerca dei patterns all'interno dei grafici. Se non li trovo, non opero. Non devo sostanzialmente inventarmi operazioni sui grafici disegnando trend lines, disegnando livelli di massimo, di minimo, divergenze e via enumerato. Ecco, evidenziamo con un semplice stocastico. Io utilizzo stocastico 14.33, adesso l'ho messo questo su un grafico daily, poi si può fare su qualsiasi time frame questo lavoro. Adesso cancello anche il MACD, così evitiamo di fare confusione, liberiamo tutto lo spazio possibile. Allora, facciamo un semplice esercizio, quindi evidenziamo i minimi dello stocastico, 2, 3, evidenziamo i minimi di prezzo su quel livello. Quindi la logica quale può essere? Cercare di capire quando c'è stata una fase di ipervenduto e quindi lo stocastico scende sotto la famosa area 20 e da lì, Giuseppe, concordo pienamente con te, di aspettare la formazione di un pattern e se si verifica il pattern, quindi si entra a favore di un nuovo potenziale trend, quindi diciamo di un ritorno del prezzo verso la media, come può essere, per carità. Quindi sono spunti rialzisti se lo stocastico incrocia dal basso verso l'alto, area 20 per capirci. Andiamo ora quindi a evidenziare, magari con un altro colore, i massimi invece dello stocastico e su quei prezzi, su quei livelli, i massimi del prezzo stesso. Quindi vedete che effettivamente si può fare trading ovviamente su ritracciamenti. La cosa quindi ora particolare è quello che dicevamo prima, quindi se parte un trend forte non andiamoci a inventare eseguiti o comunque anticipare l'eseguito, nel senso che ora il trend sul dollaro yen è marcatamente rialzista,
specialmente nella giornata di oggi, vedete che lo stocastico ancora non ha incrociato verso il basso. Quindi, quello che dicevamo prima, Giuseppe dice, in una barra di questo tipo un livello chiave può essere anche la metà di questo livello. Quindi, semmai si dovesse formare un pattern, comunque di inversione su questi livelli, e poi una vera e propria inversione, solo in quel caso io consiglio sempre di andare a prendere un segnale short. Quindi lo stocastico taglierà verso il basso e sarà una conferma soltanto del pattern, ecco, perché poi l'oscillatore più o meno serve soltanto a quello, ecco. Quindi la cosa poi più importante è il pattern di prezzo, perché se voi seguite pattern di prezzo, di sicuro, almeno sul grafico daily, non siete ribassisti sul dollaro yen, quindi non siete contro trend, perché comunque qua ci sono state un sacco, prima tre candele verdi di una certa ampiezza, poi una piccola pausa, poi un'altra candela verde, questa è un'altra candela verde, quindi non c'è nessun motivo grafico, almeno sul daily, per shortare il dollaro yen. Questo lo dico perché, guardate, può sembrare banale, ma da quello che noto, la maggior parte dei trader, di persone che fanno trading con noi, e fanno trading in generale, comunque guadagnano, nel senso, la maggior parte delle operazioni, ma anche l'80%, se dovessi fare una statistica a occhio, viene chiusa in profitto, però c'è sempre quella una o due operazioni che poi vanno a compromettere buona parte delle performance generate, e quelle poche operazioni che vanno a compromettere le performance generate sono proprio queste, cioè dire, ok, qua c'è una resistenza, che ne so, shortiamo, che vedete? Ecco, questo è anche un altro bel esempio. Qua c'è una resistenza. Lo stocastico stava andando in ipercomprato, però vedete, lo stocastico non ha invertito. Qua c'è stato vabbè, questa è la famosa candela della domenica, quindi relativa. Però questa è la candela invece di ieri, lunedì. Quindi, ad esempio, se oggi dovesse chiudere, cosa che ovviamente non avverrà, però a livello teorico, se dovesse chiudere sotto questa linea che vado a tratteggiare, ovvero il minimo di ieri, quello già potrebbe essere un semplicissimo pattern di inversione. Però vedete, non si fa un ingresso short semplicemente perché il grafico ci dice di non shortare. Questo, guardate, è un errore comune che rovina molti portafogli. Lo vedo praticamente su base giornaliera, quindi mi raccomando, non vendete soltanto perché siamo sui massimi, che i massimi sono fatti per essere rotti, sono fatti per essere aggiornati. Anche lo Standard & Poor's è arrivato a 666, ora sopra 2000, quindi mi raccomando, stare contro trend è sempre davvero molto pericoloso. Stefano mi chiede, dollaro yen, 15 minuti, divergenza e shooting adesso. Andiamo quindi a scalare Allora, prima di tutto dimmi la divergenza che vedi, con che oscillatore. Comunque, giusto per capirci, per farlo vedere a tutti, qua c'è un massimo, questo è il secondo massimo. Beh, lo stocastico magari qua era più alto di qua, quindi può essere una divergenza già sullo stocastico. Ecco, ad esempio, questo è uno pseudo hammer, diciamo, questa figura. Se mai dovesse chiudere una candela 15 minuti sotto questo livello, a mio avviso, potrebbe essere già un ingresso short. Tanto è normale che poi dovete sempre gestire il rischio, perché il rischio che vi andate a prendere è semplicemente la distanza tra il vostro prezzo di ingresso futuro, ad esempio, e il massimo di questo pattern. Quindi per adesso siamo nell'ottica di 13 pips circa. È normale che ci sono anche dei software, Giuseppe, come Chart Risk Manager, che ti permettono di gestire sempre il rischio. Quindi io so che per ogni singolo eseguito che faccio andrò a rischiare una percentuale relativamente bassa nel mio portafoglio, che può essere l'1 o il 2%, e quindi so anche con quanti lotti entrare, perché un altro errore comune è la sottocapitalizzazione e l'uso eccessivo della leva. Stefano mi dice stocastico 533, quindi sei più aggressivo con la velocità dello stocastico, andiamo a modificarlo. Questo classico 533 si sì, è abbastanza utilizzato da chi fa scalping. Ne approfittiamo magari, Giuseppe, anche per spiegare che cos'è una divergenza. Cioè, qua ha fatto un massimo, sopra il prezzo ha fatto un massimo inferiore, invece l'oscillatore ha una divergenza, nel senso ha un massimo superiore rispetto, cioè il primo massimo, che sul grafico vedete inferiore rispetto al secondo, sull'oscillatore il primo massimo superiore rispetto al secondo. Ok? Esatto. Tu le divergenze E invece, Giuseppe, su cosa le cerchi con questo oscillatore? solitamente Stefano, io utilizzo il combo di Channel Index, ma l'utilizzo che faccio praticamente più che sulle divergenze è orientato sostanzialmente all'individuazione di una conferma praticamente rispetto a certi pattern. Conferma mi riferisco praticamente ai livelli di ipercomprato e di ipervenduto, quindi soprattutto sui pullback. Stefano, cerco di capire praticamente se sono o quando cerco di comprare praticamente dei ritracciamenti,
sia al rialzo che al ribasso, cerco di capire se mi trovo rispettivamente in fasi di ipervenduto e in fasi di ipercomprato, quindi soltanto come semplice conferma. Un ottimo indicatore, invece, secondo me, ottimo oscillatore, ancorché non sia comunque molto utilizzato praticamente da me, e lo trovo invece per ricercare delle divergenze nel momentum, Stefano, anche perché la sua base di calcolo, essendo orientata praticamente sulla forza delle chiusure, sulla differenza di chiusure, sostanzialmente appunto lo trovo praticamente molto molto in sintonia rispetto a proprio a questo elemento della ricerca delle divergenze. Momentum, quindi grafico, il oscillatore di momentum, lo trovo appunto un ottimo indicatore sotto questo punto di vista. Questo qua è il momentum proprio. Proprio il momentum, Stefano, il momentum come indicatore praticamente, esatto, come oscillatore, Sì, tra l'altro faceva notare esatto. prima Stefano, attenti che attenti che le divergenze con oscillatori così veloci danno una marea di falsi segnali. Sì, effettivamente, Ah, beh, attenzione sì, negli certo, soprattutto oscillatori se come lo tarato. stocastico, mettere 533, perché è normale che poi dà più segnali, Esatto, però. soprattutto se è dato, se sei tarato con il 533, condivido pienamente. Ad ogni modo, guardate, questo ce lo insegna l'analisi quantitativa. Questo tipo di indicatori, di oscillatori, hanno un problema sostanzialmente, il ritardo praticamente sul mercato, perché comunque sono delle derivate dal prezzo. Ad ogni modo, l'analisi quantitativa ci insegna che indicatori, praticamente oscillatori come i vari MACD, Momentum, gli stocastici, sostanzialmente hanno i migliori risultati a partire praticamente dal grafico H1, non su grafici praticamente come il 5 minuti o il 15, sicuramente sono auspicabili nell'utilizzo, ma a partire dall'H1 hanno i migliori risultati di base quantitativa, i migliori in assoluto sul grafico giornaliero, che poi del resto è dove praticamente sono stati appunto ideati. Perfetto, qualsiasi time frame ovviamente è inclinato verso l'alto sul dollaro yen, quindi poco da commentare, rimane valida, molto valida l'indicazione soprattutto che mi ha dato sul giornaliero, quindi attenzione a non shortare solo perché siamo così sui massimi. Bene, poi Carlo dice facciamo qualche trade, magari andiamo anche sul DAX, soprattutto appunto, hai qualche spunto sul DAX? Allora, se è vero, sì, sul DAX sicuramente qualche spunto, non ci sono in questo momento delle operazioni attivate, però è chiaro che è scattato un allarme sul DAX che vorrei commentarlo con voi. E sostanzialmente, Stefano, se riesci in questo momento a mettere il grafico giornaliero, soltanto per un attimo ti faccio capire sostanzialmente che cosa stiamo registrando in questo momento. Ecco, perfetto, Stefano. Guarda, sostanzialmente vedi, in questo momento stiamo registrando dei massimi discendenti. In questo momento, quindi già è avvenuta la formazione di un 1-2-3 high, praticamente pattern di divergenza, appunto, praticamente tipico nella ricerca di divergenze di prezzo, appunto, sui massimi. 1-2-3 high, e notiamo in questo momento la formazione per appunto di tre massimi, di tre picchi di swing, scusami, appunto, discendenti. L'ultimo, praticamente, quello che si è registrato praticamente 2 sessioni fa, riposa sulla media mobile a 40 periodi, come tu pensai viene da me utilizzata a livello operativo. Un uomo intelligente una Oggi volta sulla dice. rottura del minimo della sessione di ieri, Stefano, praticamente è scattato sostanzialmente un allarme che mi fa capire che siamo nella formazione di uno swing low, di uno swing high, quindi con probabilità di prosecuzione praticamente dell'operatività in senso ribassista fino ad un primo target che possiamo collocare intorno ad area praticamente 11.213. 11.213. Esatto. Sul grafico giornaliero quel livello è molto più chiaro, praticamente perché è il livello di picco appunto dello swing. Esatto, Stefano. Esatto. Chiaramente Ah, non è un fino lì in livello che fondo verrà addirittura. intercettato immediatamente, ma comunque Dove ci metti lo sta che stop? appunto. Allora, Stefano, per quanto riguarda praticamente. Non abbiamo in questo momento posizioni aperte, ma comunque laddove penso di se dovessero essere aperte, verranno aperte verosimilmente sul grafico orario, praticamente utilizzo il grafico giornaliero per rintracciare dei livelli di intervento. Chiaramente gli stop andrebbero collocati in relazione al grafico orario, ma ad ogni modo sicuramente stoppare questo tipo di operatività ribassista laddove abbiamo praticamente nuovamente degli impulsi di prezzo sopra di 11.942 punti. Sopra quell'area lì è chiaro praticamente che questa è mia, insomma, analisi
si è rivelata praticamente non corretta. Quindi un risk reward pazzesco, direi. Molto alto. Stefano, non ci sono ancora operazioni aperte perché sul grafico orario non c'è proprio il pattern in questo momento. Cioè, nel senso, abbiamo il decision bar, che è un indicatore che utilizzo, mi ha rilasciato un segnale di exhaustion, quindi di esaurimento del trend precedente, che era un trend rialzista, ma ancora dal punto di vista del pattern non ho nulla. Aspetterei un ritracciamento maggiore praticamente verso le medie nel grafico orario prima di praticamente collocare appunto un ordine di tipo short. Chiaramente in questi casi, dato che data l'ampiezza degli stop loss, si reputa, come dire, tassativo, obbligatorio l'utilizzo dei CFD e non dei contratti standard praticamente, quindi dei mini lotti del CFD intendo, per cercare di tarare il rischio, tant'è che praticamente in relazione praticamente al mio capitale di funzionamento il chart risk manager mi dice in questo momento di non entrare con più di 0.3 mila. Ok, beh sì, questo poi sempre davvero molto importante. Quindi cosa ti spingerebbe a entrare short sull'H1, per capirci, sul DAX? C'è una rottura di questi livelli a ribasso oppure? Un riposo servono praticamente del prezzo, una risalita un riposo praticamente verso le medie mobili. Solitamente quindi 11.835 circa area. Esatto, aspetto sostanzialmente la formazione di un pullback. Se non la vedo non opero. È chiaro, in questo caso non riuscirei sostanzialmente a collocare uno stop stretto, e gli stop stretti solitamente riesco a mettere su breakout da congestione stretta e pullback, perché sono gli unici pattern che utilizzo a livello operativo. Andrea fa una considerazione interessante sul DAX, dice: nel grafico orario mi sembra che siamo anche usciti da una bella fase di distribuzione, quindi Andrea, questo confermerebbe a tuo avviso un'inversione? Sì, sembrerebbe proprio un movimento di esaurimento. È chiaro che sopra il livello che vi ho indicato prima, praticamente quello degli 11.932, tra 32 e 34, è chiaro che questa analisi va assolutamente cancellata all'istante, senza alcun orgoglio, perché chiaramente praticamente sul lungo termine assistiamo ancora ad un trend esplicatamente rialzista. Quindi sostanzialmente questa mi sembrerebbe soltanto una fase di stallo dell'azionario, che insomma non vuol significare particolari appunto inversioni arrivate, semplicemente si sta lavorando per l'appunto appunto sugli swing e più e nemmeno. Abbiamo avuto tre picchi di swing high discendente e questo è il terzo che si prova a cavalcare, praticamente cercando di prendere appunto nel brevissimo termine appunto qualche cosa in senso ribassista, ma senza, come dire, preconizzare praticamente inversioni di trend di ampio respiro o cose del genere. Sì, sì, molto interessante l'analisi. Comunque, giusto per concludere, quindi, cioè, un tuo eseguito potrebbe essere soltanto short se confermato, ma se rotto rialzo area 11.930, per esempio, ci potrebbe essere un modo per entrare long, oppure... Senz'altro, assolutamente rivaluterei nuovamente l'analisi, servono, è chiaro che nuovamente sopra quel livello, invece viceversa al contrario, aspetterei la formazione di pattern di carattere rialzista, sempre pullback, servono ritracciamenti praticamente e breakout da congestione stretta, se non li vedo non opero, molto semplice. Walter mi chiedeva: si può fare scalping sul DAX? Beh, per carità, si può fare scalping su tutto, è un tipo di operare, per carità. Poi il vero scalper, guardate, una piccola parentesi, cioè lo scalping è colui il quale, diciamo, legge sull'azionario il book e prende posizione poi a seconda del flusso di posizioni in ask e posizioni in bid. Questo termine è abusato, si dice scalping anche chi fa operatività veloce, quindi magari chi fa molti eseguiti al giorno, però attenzione, perché lo scalper vero e proprio è il vecchio scalper che leggeva il book, denaro e lettera, e quindi e prende posizione a seconda dei flussi su ogni singolo livello, sia in denaro e lettera. Lo scalper vero e proprio in teoria è morto, perché ormai ci sono molte le cosiddette macchinette che sull'azionario ti mettono i finti livelli, poi li cancellano, quindi il vero e proprio scalper ormai è assolutamente andato in pensione. Però vabbè, per rispondere direttamente alla domanda, dove per scalper si intende colui il quale ha un orizzonte temporale da M1 M5, ecco, ormai per scalper si dice questo, si può fare sicuramente trading su qualsiasi strumento finanziario.
È normale che bisogna, uno, avere un po' di sangue freddo, due, essere bravi a leggere i movimenti veloci, ad esempio se dovessi evidenziare ora un livello importante sul DAX, potrei vedere area 11.739 come un possibile livello di supporto. Il problema è che nel movimento erratico, che soprattutto verso questo orario gli indici fanno, si rischia di fare davvero, davvero molti eseguiti. Ecco, ad esempio, anche per chi volesse usare sistemi di trading automatico, proprio domani sera, proprio a seguito dell'ETF di Rimini, dove abbiamo avuto modo di incontrare tante persone, avere molte nuove persone che hanno attivato un conto con noi, facciamo una sessione riservata solo per clienti, parlando di grid anti-grid, che è un sistema che stiamo ormai portando avanti da quasi un anno, a luglio compirà un anno. Attenzione, perché questo, ecco, parliamo di scalping, quindi questo è un livello di supporto, Giuseppe. Il supporto può essere fatto anche per essere rotto. Andiamo a mettere ad esempio un oscillatore come stavamo facendo prima. Vedi, l'oscillatore, questo per rispondere a Walter. L'oscillatore comunque è molto ancora in ipervenduto, quindi non ci può giustificare un ingresso sul supporto in questo caso. Tra l'altro qua il supporto è stato rotto, però non avrei visto una logica di fare trading su breakout. Cosa ne pensi, Giuseppe? Tu hai magari sviluppato, anche tua sorella ha fatto, so, nella storia molto trading veloce, qualche strategia magari che utilizza in particolare che tu conosca? Sì, Stefano, allora, indubitabilmente lo scalping nel DAX è un'operatività che può essere attivata. È un'operatività particolarmente rischiosa, questo l'abbiamo registrato, cioè io che mia sorella, nel corso degli anni, perché è un'operatività che paga soltanto in determinati frangenti sullo strumento e soprattutto praticamente quando c'è un certo tipo di volatilità. Il DAX molte volte è in grado di sprigionare un'enorme volatilità. E quindi praticamente se si ha la dovuta disciplina, sostanzialmente, la dovuta disciplina nel rispetto degli stop loss, ma che davvero deve essere una disciplina fuori dal comune, ve lo posso assicurare, perché una singola sezione che va male in scalping sul DAX può pregiudicare anche il lavoro di un mese. Sono cose che sono capitate a me personalmente, come sono capitate anche ad altri operatori che conosco, compreso mia sorella per l'appunto. Quindi vi dico praticamente che a meno di non avere una disciplina davvero di ferro, questo tipo di operatività paga soltanto in alcuni frangenti. È chiaro che qual è il problema dello scalping in tutti gli strumenti finanziari? È solo uno, il fatto che risentono, e questo ce lo dimostra anche l'analisi quantitativa, moltissimo dell'impatto praticamente di tutti quelli che sono i market movers. Quindi le serie storiche dei grafici che vanno dall'1 fino al 15 minuti sono sicuramente molto sporcate da movimenti erratici, meramente casuali, determinate sostanzialmente da decisioni di carattere operativo degli operatori che magari devono liquidare delle operazioni non da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista praticamente di esecuzione, praticamente di ordini da parte dei loro arringatori, e anche molto praticamente determinato da quelle che sono le notizie, i market movers tipici che escono al mercato. Quindi movimenti molto erratici, casuali, che molte volte poco hanno a che fare con un'analisi di tipo tecnico o con sostanzialmente individuazione di livelli di analisi tecnica. Ecco perché la strategia può essere utilizzata, ma è mio, come dire, mio dovere quasi praticamente quello di consigliarvi di utilizzarlo in una parte minoritaria del vostro portafoglio di investimento. Però Va? attenzione, perché qua vedo, Giuseppe, un classico movimento di quelli che dici tu da stop hunting. È andato a violare quel livello che avevamo Sì, evidenziato, chiaro. 11.739, e ora sui 5 minuti, anche sul minuto, l'oscillatore anche sta ritracciando, il prezzo ovviamente sta salendo. Questo è Questo stato uno stop effettivamente, Stefano, è hunting? sempre una tipica operazione. Esatto, questa è una tipica operazione di scalping, si va praticamente contro la tendenza primaria, si prende pochissimo profitto, chiaramente, cercando appunto di aspettare una regressione del prezzo verso le medie. Ok, c'è stato un movimento di esaurimento praticamente sul grafico minuto di quella fase laterale, si cavalca alla prima, guardate, in questo caso proprio alla prima formazione di una candela di carattere ribassista, si scappa via, cioè si prende il profitto che si riesce a prendere. E guardate, nello scalping è molto difficile giocare sul rapporto rischio-rendimento dell'operazione, anche perché riuscire a valutarlo bene nell'immediatezza, in pochi istanti, non è molto semplice. Nello scalping solitamente si utilizza una semplificazione di carattere meramente monetario,
provo a prendere tot punti e nel rischio gli stessi punti come in termini di stop. Quindi provo a prendere magari 2 punti sul DAX e collocandomi uno stop a 2 semplici punti. E questo è il ragionamento che solitamente viene fatto, perché riuscire a calcolare nell'immediatezza praticamente i rapporti di rischio-rendimento o sufficienti prima di operare non è molto semplice. Tra le altre cose, Stefano, nello scalping l'abilità maggiore, purtroppo, e dico purtroppo, voglio precisarlo, deve essere quella, più che nel rapporto rischio-rendimento, nella, come dire, percentuale di profitto delle operazioni, che non può essere inferiore al 70%. Questo lo dimostrano anche molti sistemi di scalping utilizzati da diversi robot, praticamente, che riescono ad essere profittevoli soltanto con questo tipo di parametri, cioè con una percentuale di profitto nell'ordine del 70%, viceversa, praticamente, essendo il rapporto rischio-rendimento molto basso, solitamente non riescono comunque, salvo che in brevi periodi, in brevi arti temporali, non riescono comunque ad avere una continuità, praticamente, dal punto di vista della profittabilità. Andrea dice: per scalping, se guardi in M5 sul DAX, divergenza inversa su stocastico 15.55. A me non piacciono le divergenze, però per l'operatività veloce va bene. Oh mio Dio, quale divergenza? Questo massimo? Magari se vuoi, Andrea, se hai già fatto uno studio sul grafico, fai tasto destro, salva come immagine, attiva grafico così com'è, flag anche questa, poi clicchi su OK e la MetaTrader ti apre sul tuo browser la pagina, il link, poi mi invii il link direttamente così lo possiamo condividere. Questo estendo tutti l'invito, nel senso, se qualcuno volesse commentare una propria operazione può farlo, così lo andiamo a vedere insieme. Vincenzo dice: ho inteso bene che il valore atteso per dollaro euro dollaro è 1,0750? Beh, guarda, no, nel senso, non è proprio che il valore atteso da noi sull'euro dollaro è 1,0750, anche se tra l'altro io sono ribassista sull'euro dollaro e un target di medio periodo è a mio avviso 1,07. Però prima abbiamo semplicemente commentato un take profit, non mi ricordo di chi fosse, forse di Walter, che aveva indicato 1,0750 come suo obiettivo, e poi tra l'altro avevamo visto anche l'autochartis che dava già da giorni, da 1,12, l'obiettivo primario in area 1,10 e l'obiettivo ultimo in area 1,0749, per essere precisi. Anzi, poi anche prima mi era stato chiesto di autochartis, di Ansel, la risposta è sì, cioè mi chiedeva come funziona il software. Guarda, è un po' lungo da spiegare, quindi non abbiamo modo di farlo adesso, lo faremo ancora nei prossimi seminari, però se nel frattempo vuoi massimizzare la cosa, il tempo, vai su swissquote.it, poi clicchi in basso a destra sui canali social, c'è questo di YouTube, e qua trovi tutti i vari video, incluso quello di Autochartist. Abbiamo fatto un seminario di un'ora abbondante poche settimane fa, un paio di settimane fa, quindi eventualmente poi mi chiedi il link direttamente. Questo è un invito che estendo ovviamente a tutti di andarselo a vedere, perché è davvero molto 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 interessante. Invece Carlo un minuto fa mi diceva: ho comprato il FTSE a 6.987,50, obiettivo 5 punti, quindi FTSE GB100, l'indice inglese che contiene le 100 azioni di più larga capitalizzazione qua nel Regno Unito, 6.987,50 mi ha scritto il tuo livello di ingresso, quindi praticamente è sempre questo, obiettivo 5 punti, quindi siamo praticamente addirittura sopra con la media mobile, anche se questo è in 5 minuti. Qual è la logica che ti ha spinto all'acquisto? Il grafico è 5 minuti, mi dice. Vabbè, qua c'è un appoggio sulla media. Cosa ne pensi di questo eseguito, Giuseppe? Un po' prematuro, forse? Beh, un po' sì, Stefano. Lo vedo un po' prematuro, praticamente. Si poteva attendere ancora, praticamente, prima di avere una situazione più chiara, una conferma più chiara sul grafico. Sì, diciamo che anche a mio avviso è stato fatto un po' nel limbo, perché almeno adesso non so che indicazioni, se hai indicatori particolari che utilizzi, Carlo, però lì siamo un po' nel limbo. Poi tra l'altro tutto il profit di 5 punti, anche abbastanza ambizioso, addirittura sopra la media mobile, quindi magari dammi più indicazioni se riesci. Vabbè, poi la media mobile dipende ovviamente anche da che periodo, quindi. Però tu mi hai detto che l'hai fatto sui 5 minuti. Andrea mi ha mandato il link. Scusate che faccio copia e incolla dalla chat. Nel frattempo, Andrea, per favore. Ah, ok, questa è l'operazione che dicevi tu. Quindi questa è l'operazione che mi dicevi prima, Andrea. Divergenza sul DAX 5 minuti.
su stocastico 15,55. Quindi ha evidenziato la divergenza, ha evidenziato penso anche dei pivot point, ma quindi l'obiettivo è al ribasso? Che obiettivo di prezzo hai, Andrea, scusa, per capirci? Sono anche molto strani questo TS Open. Open è 11.799, hai già aperto l'operazione quindi short. Dammi indicazioni, Andrea, sia al ribasso. Ma invece questi sono dei pivot point, perché mi sembrano attaccati per essere dei pivot point, però vedo S3, S2, R3. Sono dei pivot point molto attaccati, questo è un grafico 5 minuti, quindi siamo un po' aggressivi. Fausto mi chiede, avete degli indicatori per evidenziare dei livelli di breakout? Guarda, proprio questa sera, tra l'altro 18, ne parleremo, ne abbiamo già parlato settimana scorsa, anche lì su YouTube trovi il seminario base sui frattali, sulla MetaTrader ci sono, esiste proprio un canale, io utilizzo questo più che altro, è una strategia molto aggressiva che paga proprio sui breakout, ecco, quindi paga su movimenti assolutamente veloci, consiglio di non utilizzarla assoluta in frame corti, ma da 15 minuti in su. Però vedete, paga solo su movimenti di breakout, è una strategia di breakout, quindi ovvio che sia così. Quindi su fuoriuscite dal canale per capirci, anche se a dire la verità Bill Williams, io ho letto il libro di Bill Williams, la MetaTrader ci dedica anche una sezione a Bill Williams, tra l'altro, Fractal utilizza queste frecce, alla fine i livelli comunque sono sempre gli stessi, però la cosa interessante da notare è che Bill Williams faceva trading, o almeno spiegava come fare trading all'interno del pattern fractal, io invece spiego come farlo all'esterno, quindi una strategia di breakout. Ok? È interessante, comunque approfondiremo questa sera alle ore 18, magari proprio prendendo spunti. Il seminario di questa sera alle 18 sarà molto operativo, andremo semplicemente ad analizzare ogni singolo strumento finanziario, anche su richiesta, e andare a vedere se ci sono segnali con questo tipo di strategia che andremo a rivedere velocemente, però anche in questo caso vi invito a sfruttare tutto il nostro materiale che mettiamo a disposizione, quindi sempre dal nostro canale YouTube in basso a destra, sul nostro sito internet. Frank mi dice, su Euro-Dollaro sono short con obiettivo 1,0845 da 1,1010, stop loss in pari, pensate che dovrei aggiornare l'obiettivo a 1,0750? Ma guarda, questo mi piace, nel senso, dato che già stai utilizzando, sì, io direi di sì, nel senso, dato che già stai utilizzando il trailing stop, quindi tu hai messo, per spiegarlo tutti, sei già short da 1,10,10, hai messo un take profit a 1,0845, però mi spieghi anche che hai già spostato il tuo stop loss, quindi continuare a ragionare, diciamo, in trailing che ogni tot pip vai a spostare il tuo stop loss, ti potrebbe anche portare alla conclusione, il take profit può anche non utilizzarlo, ecco, quindi puoi anche non mettere take profit a 1,0750 e dire guarda, finché va lasciamolo andare. E poi dove uscirai? Quando ci sarà il ritracciamento ti farà uscire. Andrea mi dice l'indicatore pivot point, mostra pivot point giornalieri, prezzi di apertura, minimi e massimi di ieri, per me è utilissimo perché lavoro sui livelli statici di prezzo, è un indicatore molto valido per me. Poi se vorrai ne potremmo anche discutere, fa sempre piacere ovviamente condividere idee di trading. Altre indicazioni, mi dice Walter prima un parere sull'euro yen. Beh, prima abbiamo commentato il dollaro yen, ovviamente lo yen si sta deprezzando contro dollaro, l'euro comunque rimane debole oggi sul mercato valutario contro yen, vedete è un po' una sfida tra due valute abbastanza deboli. Tu hai qualche livello in particolare su questo cross valutario, Giuseppe? Magari metto anche No, no, le medie Stefano. mobili che tanto ti piacciono. Allora, esatto. Non in questo momento, Stefano, praticamente perché comunque la vedo questa come una fase spiccatamente laterale, in cui insomma siamo un po' in un limbo, non riuscirei a comprendere bene come collocarmi da un punto di vista operativo. Sì, corretta in questo momento la tua analisi grafica, è la stessa che ho qui sul monitor davanti pure io. Praticamente è stata interessante quella tenuta della media mobile a 200 periodi, chiaramente. Però in questo momento, Stefano, non ho insomma particolari indicazioni praticamente sullo strumento. Sì, interessante questo livello della media che passa a 132,0 sul 4 ore. Potrebbe essere un livello di acquisto, interessante quello.
Perfetto. Fausto mi chiede un'analisi sullo Standard & Poor's. Sì, perfetto, procediamo con uno sguardo oltreoceano, poi chiudiamo. Se mi permetti, Stefano, lo faccio io perché comunque siamo qui pronti per operarci, sostanzialmente stiamo cercando di valutare anche che tipo di situazione abbiamo di fronte. Allora, sullo Standard & Poor's, Stefano, sul grafico orario, praticamente, beh, ok, ottimo il grafico giornaliero, siamo in una fase appunto di ritracciamento di un trend spiccatamente rialzista. Sul grafico appunto orario, invece, abbiamo notato sostanzialmente la creazione di una sorta di canale discendente, che sta seguendo anche in discendenza le medie mobili appunto a 20 e a 40 periodi. Sostanzialmente, insomma, i livelli di intervento proprio sono all'interno di questo canale, fino a questo momento. Interessante sarebbe appunto valutare sostanzialmente la rottura di questo canale discendente, esatto Stefano, perché questo tipo di informazione è corretto. Interessante sarebbe appunto valutare la rottura di questo canale e per poi appunto poter eventualmente nel breve periodo continuare ad andare al ribasso, oppure viceversa la tenuta dello stesso Stefano, quindi ci sono due soluzioni alternative, la tenuta dello stesso canale per andare un momento in rialzo e continuare sostanzialmente a collocarsi sul grafico orario all'interno appunto dello stesso. Questo è quello che praticamente noi vediamo in questo momento appunto sui grafici. Ma se ti facessi una lettura semplice, un ritorno dei prezzi verso la media, ad esempio la regressione lineare a Esatto, Stefano, esatto. 2123? Esatto, corretto, che sarebbe anche in relazione alla mia analisi una tenuta per l'appunto di questo canale, quindi una nuova praticamente impulso di tipo rialzista. Ma nel breve periodo è chiaro che la tendenza è un po' ribassista, Stefano, sul grafico orario in particolar modo, quindi sì, sicuramente, guarda, ancorché l'analisi tecnica, il caro vecchio Murphy in questo caso praticamente ci diceva sostanzialmente di in qualche modo prende soltanto all'interno dei canali degli impulsi di carattere ribassista, eppure comunque sostanzialmente si può anche provare praticamente a cavalcare il canale sia in senso rialzista che in senso ribassista. No, dicevi rispetto agli impulsi, non ho capito il discorso degli impulsi ribassisti. Solitamente Stefano nei canali appunto bisogna cercare di cogliere quella che è la tendenza in atto. E la tendenza sul grafico orario è, come tu puoi ben notare, di carattere ribassista. Quindi, in teoria, praticamente noi dovremmo prendere soltanto i prezzi, la direzione dei prezzi dovrebbe essere soltanto quella nel senso del canale. Del canale discendente noi dobbiamo prendere soltanto le operazioni, i pattern, appunto, e di carattere discendente. Quindi, tutte le volte che il prezzo va a riposare sulla parte alta del canale, noi dovremmo prendere praticamente delle operazioni di tipo Sì, discendente. tra l'altro questo lo dicevo anch'io quando parlavamo di regressione lineare qualche settimana fa, ad esempio su un intraday come i 15 minuti si vede questo canale di regressione lineare ed effettivamente quindi un ingresso long come questo può essere evitato, ma ingressi short come questo Esatto. vengono presi perché sono nella stessa direzione del canale Del ribassista. canale, esatto, Sì. corretto. Con la regressione lineare viene anche abbastanza facile, intuitivo questo concetto. Esatto. Nella regressione lineare ricordatevi che l'obiettivo non può mai essere l'altra parte del canale, ma la linea centrale di regressione, perché poi il concetto statistico è molto semplice ed è semplicemente quello. Peraltro, Perfetto. Sì. Stefano, sullo swing guide, sull'ultimo swing guide, cui esce un po' dal canale appunto superiore praticamente di questa regressione lineare, e se tu provi a collocare delle Bollinger Band, ti renderesti conto anche appunto che siamo sostanzialmente su dei livelli insomma interessanti perché ha perfettamente lambito appunto quella che è la banda superiore praticamente di Bollinger. E quindi esatto Stefano, ne fu riuscita, quindi eravamo su un picco di eccesso, quindi è un discorso di cumulo delle probabilità, quindi rimbalzo sulla parte superiore del canale, fuoriuscita dalla banda di Bollinger superiore, quindi mi fa capire che siamo in un eccesso di percomprato, siamo in una sorta di percomprato, praticamente quindi di lì in poi ricollocarsi al ribasso per cercare di cogliere la regressione verso il livello medio. Questo è semplice, quindi solitamente questo è il modus operandi praticamente che viene utilizzato all'interno dei canali, che siano di regressione lineare, che siano dei canali grafici utilizzati appunto con l'analisi, cioè disegnati con l'analisi grafica e via dicendo. Ultimo spunto che andiamo a cogliere, quello di Marco, un'analisi sul gold. Guarda, il gold, interessante, ne ha parlato anche Rimi in un convegno come ha fatto con Kaufman. La mia domanda era,
Cioè, io ho fatto la domanda, tante volte do risposte, ma questa volta faccio una domanda. Come mai Gold, visto che le aspettative di inflazione stanno salendo un pochino ovunque, nel senso prima si parla di deflazione, adesso comunque l'inflazione rimane bassa, ma almeno in molti paesi è ripresa leggermente a salire, a parte il Regno Unito, come mai il Gold, che è storicamente legato al livello di inflazione, effettivamente, nonostante le aspettative di inflazione, non si può dire stia salendo, ecco, perché il Gold tutto sommato rimane in questa fase un po' noiosa che lo sto accompagnando da un po' di periodo, poi è normale che mantiene un certo livello di volatilità, quindi fa dei picchi importanti, però tutto sommato non si può dire che il Gold stia decollando in questi giorni, anzi se andiamo a vedere il grafico di oggi, ha praticamente mangiato tutto il momento rialzista che aveva già fatto. La mia domanda, tutto sommato, non è stata esaudita, nel senso nessuno mi ha risposto. Quindi rimane un po' un dubbio che mi rimane. A livello tecnico, cosa possiamo notare, Giuseppe? Magari hai qualche spunto particolare? Che No, c'è. in questo momento non ho nulla sull'oro, Stefano, né tantomeno sull'argento, non ho sostanzialmente in questo momento dei livelli tecnici da poter indicare. L'unica cosa, Stefano, rispetto a quanto dicevi poc'anzi, è chiaro che nella misura in cui le aspettative sui mercati cambiano, prima che noi riusciamo, sui grafici il lavoro è piuttosto difficile, molte volte appunto i mercati anticipano. Praticamente, quindi è chiaro che quando un'aspettativa si comincia a concretizzare sul piano dell'analisi fondamentale e magari sull'analisi, dal punto di vista dell'analisi tecnica già si è tutto verificato, no? Tutti i pattern sono stati ampiamente già esercitati. Invece, molte volte può succedere che assolutamente da un punto di vista grafico non vediamo una rispondenza rispetto praticamente a quelle che sono le aspettative di carattere meramente economico e al contrario si nota addirittura un ritardo rispetto praticamente a quelle che diventano i mutati scenari. È chiaro che praticamente potrebbe essere in questo caso la situazione del dollaro. Sì, tra l'altro Swissquote offre la possibilità di tradare l'oro in 7 valute diverse, però vedete comunque XAU euro, anche se l'euro è più debole in questo momento, sta comunque scendendo. Tra l'altro questo è interessante perché se andando a prendere questo prezzo obiettivo della media mobile a 1093 sul grafico 15 minuti potrebbe essere un livello di supporto interessante, tra l'altro che coincide con questo supporto precedente, quindi c'è sia un livello di supporto statico, il livello precedente che è dinamico, la media mobile, quindi 1093 su XAU euro, che è semplicemente il prezzo dell'oro quotato in euro. Qua, se confermato un pattern rialzista, Giuseppe, a mio avviso, potrebbe essere un bel momento di ingresso long. È normale che ci deve essere la conferma del pattern, come dicevamo prima. Sicuramente Stefano, soprattutto come operazione praticamente di breve respiro, concordo pienamente con la tua analisi. Qual è questo doppio massimo? Molto interessante. Questa è stata una figura di inversione, quindi vedete una risalita dei prezzi. Poi ricordo che il doppio massimo è una figura di inversione. E l'ingresso viene fatto quando c'è la rottura del minimo relativo tra i due massimi. Questa è una figura molto semplice, ma tante volte efficace. Quindi vedete c'è massimo 1, massimo 2, se non si chiamerebbe doppio massimo. Quando viene rotto il minimo relativo che c'è tra i due massimi, ovvero questo livello di prezzo 1100 evidenziato prima, da lì parte il segnale di inversione, quindi il segnale short. Nel doppio massimo si va short. E questo effettivamente ha dato i suoi frutti. Poi l'obiettivo è semplicemente l'ampiezza del pattern, quindi qua sono 22 punti. 22 punti, ci è arrivato praticamente sulla seconda candela. Stefano mi fa una domanda: il canale di reazione fino a che punto si tira? Grazie. Io ti dico, guarda, il canale di reazione non si tira, basta avere l'indicatore e lui ti va a calcolare l'area di reazione, che è la linea centrale, e poi il canale di reazione viene tirato in automatico a distanza di due deviazioni standard. O quello che li imposti tu ovviamente. L'indicatore è molto semplice, è un concetto statistico abbastanza semplice e efficace. Vedi, dipende a quanti periodi lo vuoi indicare, lo indico a 100 periodi. Comunque abbiamo fatto un seminario su questo, poi rimango a disposizione anche per confrontarci privatamente, ci mancherebbe. I nostri contatti sono 800 148 261 info@swissquote.it.
il nostro sito per chi volesse attivare un conto. Nel mese di maggio abbiamo ancora, a seguito dell'ETF di Rimini, la possibilità di fornirvi, però deve essere fatto nel mese, quindi tutto deve essere fatto nel mese, anche la ricezione da parte nostra dei fondi. Basta attivare un conto trading e qualsiasi cifra voi verserete, con un minimo di 100 euro avrete un accredito, un welcome bonus, chiamiamolo così, comunque una spesa di marketing, diciamo un semplice omaggio di 100 euro da parte di Swissquote. Questo è un modo per incentivare l'attivazione di conti reali, anche per chi vuole iniziare a fare trading con poco, c'è la possibilità di accedere ai mercati reali con i microlotti addirittura, quindi diciamo che è sicuramente uno stimolo per far cercare di passare dal conto demo, dalle esitazioni iniziali al mercato reale, dove comunque l'aspetto psicologico è comunque diverso, quindi la possibilità anche di beneficiare, al di là di tutti i tool che diamo a disposizione, come AutoChartist, il Software Score, tutti gli indicatori che mettiamo a disposizione. Avremo tra l'altro anche un seminario riservato ai soli clienti questo mercoledì, quindi domani sera, relativamente al grid, tutte le registrazioni dei precedenti seminari, quindi tutto semplicemente a disposizione dei clienti di Swissquote. Poi è normale che c'è chi versa di più, chi versa di meno, chi trada di più, chi trada di meno. Ma diciamo che andiamo a spalancare le porte a tutti i nostri clienti, indifferentemente dalla size delle loro transazioni e della presenza monetaria sul conto trading. I tuoi contatti, Giuseppe, invece? info@privatetrading.eu oppure giuseppemuscarelli@privatetrading.eu. Come ti è sembrato l'evento di Rimini? Ottimo, ottimo feedback. Abbiamo notato praticamente quest'anno un pubblico molto più preparato del solito, a meno io mi riferisco rispetto all'esperienza dell'anno Si scorso. vede che hanno seguito i tuoi seminari per un anno, Giuseppe. Eh sì, probabilmente è per questo. Ad Bene. ogni modo, sì, insomma, diciamo che praticamente è sempre, insomma, importante confrontarsi, condividere le proprie opinioni, dare un posto praticamente alle tante persone che ovviamente ci seguono praticamente via chat oppure appunto via mail. Insomma, è sempre una bella esperienza. Ottimo, perfetto. Grazie mille della vostra presenza e dei vostri spunti operativi. Ci sentiamo per chi volesse questa sera alle ore 18 italiane sul nostro canale swissquote.it. Ovviamente, prima di chiudere, vi ricordo che tutte le informazioni fornite in tutti i nostri seminari sono sempre finalizzate esclusivamente a fornire informazioni di carattere generale e non hanno mai come scopo quello di prestare consigli operativi di acquisto o vendita o raccomandazioni personalizzate. Questo è sempre importante da ribadire. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon trading e ci sentiamo alle 18.